abbiamo due più uno, tre mi pare, tre colleghi più uno anche dell'Agenzia Regio 4, in tutto colleghi di ISPRA e delle agenzie regionali che sono lì a scortare il convoglio a bordo per effettuare, secondo un programma che abbiamo stabilito e è stato validato dall'Osservatorio, i campionamenti in scia rispetto alla Concordia e anche dei campionamenti passivi. E quindi mi stavano chiamando, quando è possibile mi chiamano i colleghi che sono imbarcati, intanto per rassicurarmi sul fatto che non si sono persi in mare, ma insomma che non, nessuno sia caduto e che siano ancora in ottima salute, ma poi anche per dirmi che le operazioni stanno andando come avevamo previsto, perché il tema del controllo ambientale viene assicurato in parte dai campionamenti che sono fatti in questo modo, in parte da alcuni campionatori passivi che abbiamo messo insieme proprio a bordo in qualche modo, dice, della nave, e anche attraverso i sorvoli che vengono fatti dai colleghi della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto, che consentono di verificare le condizioni del percorso prima e dopo il passaggio della Concordia, questo anche ai fini diciamo del controllo sulla qualità delle acque nazionali e internazionali, anche per i problemi che sono sorti in questi ultimi giorni con i nostri vicini francesi. Bene, detto questo, passiamo alla presentazione del rapporto rifiuti. Il Presidente ha già detto rispetto all'attualità del prodotto, siamo il primo Paese europeo, ovvero Rosanna, che presenta il rapporto rifiuti riferito al 2013. Questo credo sia la testimonianza migliore dello sforzo che è stato fatto, e ovviamente al ringraziamento del Presidente associo il mio personale, che estendo anche ai colleghi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, alle regioni, agli osservatori regionali per i rifiuti, alle province, ai comuni, agli osservatori provinciali, agli ATO, ai consorzi, alle aziende locali. Un ringraziamento anche ad Unioncamere, alle associazioni e ai rappresentanti delle associazioni di categoria qui presenti e ovviamente ai colleghi dell'ISPRA, in particolare del servizio rifiuti. Bene, con la cortese assistenza tecnica del collega qui che mi dà una mano sul computer, andiamo avanti, presentiamo la prima slide e devo dire un dato subito positivo, perché la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta nel 2013 a circa 29,6 milioni di tonnellate, facendo registrare una riduzione di quasi 400.000 tonnellate rispetto al 2012, meno 1,3%. Era uno dei target che l'anno scorso avevo posto come risultato sperato, una riduzione della produzione di rifiuti che scendesse sotto i 30 milioni di tonnellate, e un altro target che dopo vi dirò in una slide successiva, che è stato anche questo raggiunto. Quindi l'essere scesi in qualche modo sotto i 30 milioni di tonnellate di produzione nei rifiuti urbani, voglio ricordare, presentiamo qui i risultati relativi ai rifiuti urbani, poi altro è la materia vasta, complessa e per certi versi ancora tutta da investigare e definire, dei rifiuti speciali, ma questo ne parleremo un'altra volta. Questa contrazione nella produzione di rifiuti solidi urbani, che si innesta in un trend positivo di riduzione, appunto già registrato nel 2011 e nel 2012, porta a una riduzione complessiva di quasi 3 milioni di tonnellate rispetto al 2010, quasi un meno 9%. Un andamento che è coerente con il trend degli indicatori socio-economici dell'ultimo anno, che vede sia il PIL sia le spese della famiglia subire contrazioni significative pari all'1,9% e al 2,5%. Aggiungo una considerazione però, che se è vero che in buona parte di questo dato, di questo indicatore positivo, è legato a una congiuntura economica negativa, quindi alla crisi, e se è anche vero che ci auguriamo tutti di uscire presto da questa crisi, è anche vero che questo trend è un trend che, indipendentemente dalla congiuntura e dalle condizioni economiche che speriamo possano presto migliorare, deve essere mantenuto. Cioè dobbiamo lavorare affinché la produzione dei rifiuti decresca sempre, sempre di più. Passiamo alla slide successiva. Tra il 2012 e il 2013 osserviamo una riduzione a livello nazionale del pro capite di 18 kg per abitante anno, corrispondente a un calo percentuale del 3,6%, quindi ciascuno di noi consuma un po' meno e produce un po' meno rifiuti. E questo segue alla diminuzione di 23 kg per abitante anno fatta rilevare tra il 2011 e il 2012.
In particolare nel nord Italia il valore pro capite di produzione scende nel 2013 al di sotto dei 500 kg per abitante anno, si attesta a 489 kg, mentre i valori del centro e del sud si collocano rispettivamente a 549 e 448 kg per abitante anno. Veniamo alla terza slide che in qualche modo racconta di come è andata la raccolta differenziata l'anno scorso. Questo era il secondo obiettivo che l'anno scorso avevo indicato come sperato. Ebbene, finalmente quest'anno posso annunciare che nel 2013 la percentuale di raccolta differenziata raggiunge il 42,3%. L'anno scorso ci eravamo fermati al 39,9% e devo dire che quello 0,1% mi aveva dato leggermente fastidio. Abbiamo superato il 42%, della produzione nazionale, facendo rilevare una crescita di oltre 2 punti rispetto al 2012, mi viene indicato 40, ma in realtà era 39,9. Nonostante l'ulteriore incremento, non viene tuttavia ancora conseguito l'obiettivo che era stato fissato alla normativa per il 2008, 45%. In valore assoluto la raccolta differenziata si attesta a 12 milioni e mezzo di tonnellate, con una crescita di poco inferiore tra il 2012 e il 2013 alle 520.000 tonnellate. Nel nord la raccolta differenziata si attesta a circa 7,4 milioni di tonnellate, nel centro a 2,4 milioni di tonnellate e nel sud a 2,7 milioni di tonnellate. È proprio il nord, con il 54,4%, la macroarea nazionale che segna il tasso più alto di raccolta differenziata, segue il centro al 36,3% e il sud che comunque è quasi al 30%, un 28,9% registrato nel 2013. Andiamo avanti. A livello regionale, Veneto e Trentino si attestano entrambe su una percentuale di raccolta differenziata pari al 64,6%, prossima al 60% la raccolta in Friuli e superiore al 55% quella delle Marche. Tra il 50 e il 55% si collocano invece il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e, devo registrare in maniera molto positiva, la Sardegna con il 51%. Tra le regioni del centro, l'Umbria e la Toscana raggiungono percentuali pari rispettivamente al 45,9% e al 42%, mentre il Lazio si attesta al 26,1%. Un altro dato particolarmente significativo e direi positivo è che nel 2013 è aumentata, con una percentuale pari al 44% circa, la raccolta differenziata in Campania, con un tasso superiore al 66% nella provincia di Benevento, di poco inferiore al 57% nella provincia di Salerno e tra il 55 e il 56% per quanto riguarda la provincia di Avellino. Progressi abbiamo registrato anche a Napoli e Caserta, che si attestano al 38,5% e al 41,4%. Anche l'Abruzzo fa registrare una percentuale superiore al 40% e di poco inferiore al 43%, mentre al 25,8% e al 22% si posizionano Basilicata e Puglia. Ancora inferiori al 15%, purtroppo, i tassi di raccolta differenziata in Calabria e in Sicilia. Andiamo avanti, grazie. Ciao Armete, buongiorno, ciao. Benvenuto al Presidente della Commissione Ambiente della Camera. Nel 2013 i maggiori livelli di raccolta differenziata si osservano per la città di Verona, che si attesta ad una percentuale pari al 46,2%, seguita da Padova, ancora una città del Veneto, 45,9%, e da Torino con il 43,7%. Superano il 40% di raccolta differenziata le città di Milano, 42,5%, Firenze 41,8% e Venezia con la stessa percentuale, mentre percentuali tra il 30 e il 40% si registrano a Bologna 35,7% e Genova 31,5%. Andiamo avanti. Vediamo adesso le percentuali di riciclaggio negli anni 2010-2013. Come è noto, la direttiva 98 del 2008 impone agli Stati membri di raggiungere nel 2020 un obiettivo specifico di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani pari al 50%. Con la decisione 753 del 2011 l'Unione Europea ha indicato 4 metodologie di calcolo per la rendicontazione degli obiettivi che differiscono in base alle frazioni merceologiche considerate. Il nostro istituto ha effettuato simulazioni di calcolo utilizzando 2 di queste 4 metodologie indicate, in particolare la seconda, che prevede di considerare le frazioni carta, vetro, plastica, metallo, organico e legno, e la quarta, che considera tutte le frazioni merceologiche avviate al riciclaggio. Applicati questi 2 metodi, possiamo dire che nel 2013 la percentuale di riciclaggio si attesta al 41,8% applicando la metodologia 2 e al 37,6% applicando la metodologia 4, ma in entrambi i casi abbiamo rilevato rispetto al 2012 un aumento della percentuale inferiore a 1 punto.
Con riferimento sempre al periodo 2010-2013, abbiamo osservato un aumento dei tassi di riciclaggio di 5,1 punti, considerando la metodologia 2, e di 3,6 punti, adottando la metodologia 4. Passiamo alla slide successiva. Come vengono gestiti i nostri rifiuti urbani? Ebbene, nel 2013 lo smaltimento in discarica, pari a 10,9 milioni di tonnellate, è diminuito rispetto al 2010 di quasi 800.000 tonnellate, quasi un 7% in meno. Anche qui un dato attribuibile essenzialmente al calo della produzione dei rifiuti urbani registrata nello stesso periodo ed al contemporaneo incremento nella raccolta differenziata. I rifiuti avviati agli impianti di incenerimento, circa il 18,2% dei rifiuti prodotti, hanno fatto registrare un ulteriore incremento rispetto al 2012, circa il più 4,4%, interessando quote sempre maggiori di rifiuti sottoposti a TMB, frazione secca e CSS. Circa 3,8 milioni di tonnellate di rifiuti urbani sono recuperati in impianti di compostaggio, una percentuale superiore dello 0,7% rispetto al 2012. La digestione anaerobica, con quasi 527.000 tonnellate di rifiuti urbani trattati, fa invece registrare una flessione del 7,9% rispetto al 2012. Il recupero di materia delle altre frazioni merceologiche, pari a 7 milioni di tonnellate, fa registrare una crescita dell'1,5%. Un altro dato significativo è la percentuale di rifiuti di imballaggio recuperati rispetto alla quantità immessa al consumo, che passa dal 76,3% del 2012 al 77,5% del 2013. E in particolare la percentuale di riciclaggio risulta pari al 67,6%, mentre il recupero energetico si attesta di poco sotto al 10%. Andiamo avanti. In questa slide vediamo la situazione relativa agli impianti di incenerimento nel 2013, nel quale, nell'anno 2013, appunto, sono operativi 44 impianti di incenerimento per rifiuti urbani, frazione secca e CSS. I rifiuti complessivamente inceneriti sono pari a 5,8 milioni di tonnellate, di cui 2,5 di rifiuti urbani indifferenziati, circa 1,8 milioni di tonnellate di frazione secca, oltre 1 milione di tonnellate di CSS, 418.000 tonnellate di rifiuti speciali, di cui quasi 35.000 tonnellate di rifiuti sanitari. I rifiuti speciali pericolosi, in prevalenza di origine sanitaria, sono circa 49.000 tonnellate. Dall'analisi dei dati possiamo evincere che il maggior quantitativo di rifiuti urbani incenerito viene incenerito nelle regioni del nord, circa il 70,2% del totale. La Lombardia, in particolare, avvia di incenerimento quasi il 40% del totale di rifiuti urbani, frazione secca e CSS prodotti a livello nazionale. Seguono l'Emilia Romagna col 17,1%, la Campania col 12,4%, il Lazio col 7,2%, Veneto 5,4%, Toscana 5%, Friuli 3% e Sardegna 2,4%. Andiamo avanti. Vediamo invece una slide che ci racconta la percentuale di rifiuti smaltiti in discarica sul totale dei rifiuti prodotti. L'analisi dei dati che viene adesso analizzata a livello regionale rivela diminuzioni più o meno consistenti in tutte le regioni, con l'eccezione di Puglia e Molise, che però, bisogna dirlo, ricevono notevoli quantità di rifiuti prodotti fuori regione, il che ovviamente contribuisce ad incrementare significativamente il livello medio percentuale, e con l'eccezione della Campania, che però ha ridotto il ricorso ad impianti extraregionali. La riduzione percentuale più evidente, il meno 31%, si registra nel Lazio, che nel 2012 smaltiva in discarica il 65% dei rifiuti prodotti e nel 2013 il 46%. Questo, diciamo, nel Lazio dipende anche dalla nota chiusura della discarica di Malagrotta, che ha comportato la deviazione di importanti quantità di rifiuti verso destinazioni extraregionali, il Piemonte, l'Emilia Romagna, il Molise, come detto, le Marche e la Toscana. La Lombardia, con il 6%, è la regione che smaltisce in discarica la percentuale inferiore di rifiuti urbani rispetto al totale di quelli prodotti. Ottimi risultati in termini di riduzione dello smaltimento in discarica sono stati raggiunti in Friuli, che smaltisce in discarica solo il 7% dei rifiuti prodotti, in Veneto il 9%, in Emilia il 31%, in Trentino il 19%. In tutte queste regioni, peraltro, faccio rilevare come la raccolta differenziata abbia raggiunto livelli molto elevati. Nelle regioni del centro, in molti casi, la discarica rappresenta ancora la forma di gestione prevalente. In particolare in Umbria e nelle Marche abbiamo registrato percentuali di smaltimento superiori al 50%. Nel meridione del nostro paese, la Sicilia smaltisce quasi il 93% dei rifiuti in discarica.
mentre nelle altre regioni abbiamo registrato miglioramenti. Abruzzo, Campania e Sardegna, infatti, mostrano percentuali di smaltimento in discarica inferiori al 35%. La percentuale del Molise, l'ho già detta, rappresenta un roboante 113% della produzione, ma dipende dal fatto che importano rifiuti provenienti da altre regioni. E quindi dicevo che questa percentuale del Molise, 113%, diminuita delle quote di rifiuti extraregionali che provengono da altre regioni, si attesta intorno al 45%, mentre è ancora alto lo smaltimento in discarica relativo alla regione Calabria, 71%, e alla Puglia col 67%. Ultima slide riguarda il costo medio per abitante anno e per chilogrammi gestito nel 2013. Nel 2013 il costo medio nazionale anno pro capite è di quasi 159 euro all'anno, di cui il 38% circa imputabile alla gestione dei rifiuti indifferenziati, il 26,4% imputabile alle raccolte differenziate, e questo è un dato che probabilmente ci fa riflettere, il 14,3% allo spazzamento e al lavaggio delle strade, mentre la rimanente percentuale afferisce ai costi generali del servizio e ai costi del capitale investito. Ho già detto dei ringraziamenti, mi sono più o meno tenuto nei 20 minuti che mi erano stati assegnati, vi ringrazio ancora per l'attenzione e Presidente, a te la parola. Ok, grazie. Grazie a questo lavoro straordinario dei colleghi.